La mia Belluno di Dino Buzzati fu pubblicato inizialmente nella rivista Illustrazione del Medico, anno XXVII, numero 171, ottobre 1959-marzo 1960, e riscoperto dallo studioso bellunese Agostino Perale. Nel 1992 fu ristampato dalla Comunità Montana Bellunese per iniziativa dell'allora assessore alla cultura Luigino Boito. Della sua Belluno e della Val Belluna, Dino Buzzati aveva scritto varie volte nei suoi articoli giornalistici, ma di tutti gli omaggi rivolti alla valle e alla città del suo cuore, scrive Nella Giannetto nell'introduzione del volume, vogliamo offrire il primo che egli, per sua esplicita dichiarazione, abbia scritto dopo averci pensato per parecchie centinaia di anni. Ma andiamo all'incipit, là dove appunto lo scrittore dichiara il suo sentire per la sua amata terra d'origine. Bisogna che mi decida finalmente a scrivere qualcosa sulla terra dove sono nato. Ne ho la voglia da parecchie centinaia d'anni, ma non riuscivo mai a partire. Le Dolomiti sono una delle cose più belle del creato. E le Dolomiti ci sono anche a Belluno. E non Dolomiti di scarto. Lo Schiara, che sta proprio sopra, ha un fior di parete con dei colori meravigliosi, assolutamente all'altezza delle più famose crode. E dalla cresta spunta graziosissima la gusella del Vescovà, o ago del Vescovo, cioè una bellissima guglia, monolito di 40 metri. Per chi si gira e si vede in fondo alla valle il Durano con un'altra grande parete. Poi si dà un'occhiata dalla parte opposta e fra le dirupate quinte degli incombenti prealpi si intravedono le famose pale di San Martino. Belluno e la sua valle hanno una personalità speciale che gli dà un incanto straordinario, ma di cui pochi, per la verità, si accorgono. Perché? Perché nella Val Belluna c'è una fusione meravigliosa e quasi incredibile fra il mondo di Venezia, con la sua serenità, la classica armonia delle linee, la raffinatezza antica, il marchio delle sue architetture inconfondibili. È il mondo del nord, con le sue montagne misteriose, i lunghi inverni, le favole, gli spiriti delle spelonche e delle selve. Quel senso intraducibile di lontananza, solitudine e leggenda. Seguono i vari capitoletti, quelli che lo scrittore definisce i connotati a me più cari. Le case, le ville, le valli, le strade, il mistero, le nuvole, il tempo. Pagine ricche e suggestive, sottolinea la Giannetto, commosse e sorridenti. È
Ecco allora le case, che in città hanno l'aria classica di Venezia. Il balcone centrale con la trifora, le imposte ripiegate su se stesse, il bordo di pietra alle finestre. Ma appena fuori città, ecco le grandi case antiche, coi balconi di legno. Il corpo sporgente del grande camino quadrato. E le ville. Nei miei ricordi di bambino c'è la visione, forse ingenua, di felici estati nelle dimore patriarcali, circondate da giardini, dove le grandi famiglie si riunivano e si giocava, si leggeva, si studiava anche. E la sera, da altre ville, venivano gli amici e un'aura di spensieratezza si spandeva dalle finestre e dalle loggie illuminate nella notte, fra lontane voci di pianoforte. Ed ecco le valli. Esistono da noi valli che non ho mai visto da nessun'altra parte. Invece esistono, con la stessa solitudine, gli stessi inverosimili dirupi mezzo nascosti da alberi e cespugli pencolanti sull'abisso, e le cascate d'acqua. La Valle del Mis, per esempio, con le sue vallette laterali che si addentrano in un intrico di monti selvaggi e senza gloria. Valli non allegre, se volete, alquanto arcigne forse, e cupe, eppure commoventi per le storie che raccontano, per la solitudine paragonabile a quella dei deserti. E le strade, piccole strade lisce, non asfaltate, e dalla polvere bianca girano sui dossi dei colli, dei primi monti erbosi, e con armoniose volute penetrano nelle valli laterali. Andarci in bicicletta è un piacere raro al giorno d'oggi. Nelle notti di luna, poi, risplendono fra le ombre nere degli alberi e i prati azzurri con un'intensità addirittura magnetica. Continuando a camminare, dove si arriverà? A un villaggio tormentato? A una villa in festa? A un castello in rovina? E laggiù, forse, qualcuno ci aspetta. Il mistero. A due passi, si può dire,
da una città gaia e serena come Belluno. Ci sono dei posti veramente misteriosi. Guardate verso il Mas, dove sbocca la Valle d'Agordo. Vedete quella barriera dirupata a forme strane, dove il verde dell'erba e dei cespugli si insinua nelle forre, sulle cenge e perfino sulle creste. È il gruppo dei Feruk, i monti d'Italia più selvatici e meno conosciuti. I Feruk sono l'estremo, ma intorno, lungo tutto lo schieramento di prealpi, molti altri angoli riposti conservano intatti e selvaggi gli incanti della prima natura. E anche se nessuno ci pensa, di lassù traboccano, sulla valle del Piave, le favole degli spiriti e dei maghi. Ed ecco le nuvole. Alla sera, specialmente da autunno, si formano sopra il Col Visentin delle nuvole di favolosa bellezza. Esse si incastellano in architetture immense, risplendendo a lungo dopo che l'ombra è già caduta sulla valle, e vi riverberano magici riflessi. Ed ecco che per ultimo Dino Buzzati parla del tempo. In certi punti della valle si direbbe che il tempo si è fermato. La natura, prati, piante, strade, case, ha il sapore delle cose antiche. Ma quei tempi non ci sono più, né mai potranno ripetersi per tutta la durata dei millenni. Solo per questo, anche se non lo erano, ci sembrano meravigliosi, e trovarcisi dentro, sia pure per un breve incantesimo, è un lusso raro e squisito.